Francesca, sto finendo una cosa di lavoro. Beh, arrivo, anche perché c'è la pioggia, quindi addio. Arrivo, 5 minuti. Dice addio, addio, 5 minuti, arrivo, arrivo, sarà arrivato, non sarà arrivato. Allora, mentre qui puliscono lo studio, mi dicono che lui sta parcheggiando, quindi in teoria è qua fuori. Intanto guardate questo filmato. You fall. Pierpaolo Spollon. Se parti con questa, come finiamo? Non finiamo più. Vabbè, non svegliamo subito il finale adesso, no? Posso chiederti una? Quello era il signor Arena Lello? Sì. Per gli amici Lello Arena? Sì. Che emozione. Vero? Mamma mia. Mi piace perché dopo Lello Arena, poesia, filosofia, chi ci piazziamo? Pierpaolo Spollone. Dovevamo un Doveva attimo livellare alternare il ritmo. la cosa. Tanto Capito? noi abbiamo già dato pecora, pecorina, siamo finiti dappertutto. Avevamo detto che non ne avremmo Non ne avremmo più parlato. parlato. Invece, visto che mi fai queste cose, io ne parlo. Però stai tranquilla perché di pecora è rimasto il mio psicoterapeuta. Si chiama Pecora, il dottor Pecora, che Non ci salutiamo. credo. Grazie. Sì, sì, sì. Davvero? Sì. Riprenditi. Sei bello? No. Sei impossibile? Ma magari, nel senso, no, non è proprio roba mia, mi piacerebbe Sei moltissimo. simpatico. Adesso già questo è arrogante da dire, penso di sì, ogni tanto qualche E sciocchezza la qualcosa ce dico. l'avrai di buono, E me no? lo sto chiedendo anch'io, sai la sindrome dell'impostore che adesso va di moda. Ma perché mi Dicono. chiamano? Spesso ce l'ho Ho la anch'io. sindrome. Sì, c'ho la sindrome Vabbè, ultimamente. tre difetti, ma proprio di cui vai anche un po' Tre fiero. difetti. Sì. Smontiamo questo mito che c'è intorno Ma quale mito? Ma non mi riconosce, neanche i miei genitori mi hanno riconosciuto. Mi chiamano ai festival, sbagliano il cognome. Ma che mito c'è? Davvero? Sì, mi hanno chiamato Cipollone al Festival di Venezia. Ma chi è Cipollone? Ha fatto tutta una presentazione, ha detto questa sera un attore bravissimo, grande promessa, Pierpaolo Cipollone. Ha detto io non entro. Come è andata a finire? E che non sono entrato. Ascolta, Mio papà era nel palco, si è alzato e se n'è andato, capito? io so che tu presto, Sì. perché tra le altre cose, la scorsa volta che sei venuto avremmo dovuto parlare della tua prossima attività, una delle tante, perché ora stai girando su 10 set Ma in questo momento contemporaneamente. uno, metti anche questo falso mito, cioè, i miei colleghi attori mi odiano, ormai ci gira questa voce che io faccio 10 cose con te, ma non è vero, sto girando Doc, stiamo girando Doc, arriveremo non so quando, lo dico alla gente perché mi fermano, anche la gente che mi ferma per strada, non dice, ah Pierpaolo Spollone, dice, ma tu sei quello che lavora con Luca Argentero? Sì, so io, grazie, quello sono. Vabbè, una cosa che ancora non è ufficiale, ma sta per diventare ufficiale, è che, sai, qui c'è il turnover dei conduttori Ah adesso. sì? Sì, allora io volevo Devo metterti un po' dare il alla. curriculum? Ma Devo lasciare il curriculum? secondo me ti prenderebbero subito. Allora, c'è chi va, c'è chi entra, c'è chi esce, c'è chi sale, c'è chi. Fai un po' così il sondaggio. Oggi noi vogliamo metterti alla prova per essere un futuro conduttore. Vedi che bello? Ero domenica a casa in giardino che mi godevo la vita e ho detto, ma sì, accetto l'invito di Francesca. Allora, ci siamo ispirati a un grandissimo, no? Manda la foto, Elisabetta, niente di meno che Alberto Sordi, che in questo meraviglioso film deve superare delle prove proprio per diventare conduttore Rai. Sì, e quindi. E E qui quindi. posso diventare conduttore con la sedia che cigola? Anche voi non mi mettete nelle condizioni. La Lorena aveva questa sedia? Ma vergognatevi! La prima prova da superare è quella dello scioglilingua. Tre, facilissimi, scioglilingua.
Naturalmente. Scusate, ma voi avete mai visto un conduttore fare uno scioglilingua? Così, Francesca Piadina a un certo punto... Io è stato il primo provino che ho fatto, lo scioglilingua. Veramente? Quindi vai col primo. È facile. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Crepa. Guido Crepe. Crepax. Crepax. Andiamo avanti col prossimo. Posso riprovarla? Vai, vuoi rifarla? Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Vuoi anche cantarla? Andiamo avanti con la prossima. Meno con questi applausi. Grazie. C'è troppo entusiasmo. Meno sembrano applausi. I miei compagni del liceo quando sono voluti entrare tutti. Erano in stanza con me mentre facevo le domande e applaudivano per riempire i silenzi e i vuoti. Oh, ci abbiamo anche la musica adesso. Vai con il secondo scioglilingua per Pierpaolo Scolò. Frisicolinesi Lanciuso. Ah. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Ci dimentichiamo che faccio l'attore ogni tanto. Terzo scioglilingua. Ho detto, Questa è dura. A parte che è una Bibbia da leggere. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovizzasse... Puoi ricominciare. Allora, fammelo... Sono dislessico, sappiatelo. Questa, ma manco se prendo 10 minuti. Disarcivescovo costantinopolizzasse. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovo costantinopolizzasse, vi disarcivescovo costantinopolizzereste come si è disarcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli? No, quasi fatta! Ma tutto bene. In questo... Chapeau, prima prova ampiamente andata. Superata. Ti rendi conto che tu ogni volta mi presenti come un bell'uomo? Questo non fai altro che affossare le minime possibilità che io... Io ho i tuoi fan club che mi stanno tutti qua sul collo, hai capito? Sì. Uno qua. Secondo test, tu sai che un conduttore televisivo deve sapere tante cose, no? Bisogna saperle pronunciare. È per questo che faccio l'attore. Bisogna anche collocare nel luogo giusto le cose, le persone, i fatti. E quindi noi vogliamo... metterti alla prova con queste immagini. Tu dovrai geografia. Dire di chi si tratta. Hai 10 secondi di tempo. 5 secondi. Sono passati. È incredibile, sono già passati. Passiamo alla prossima. Dai, svegliamo allora. No, stavo per dire che è Antonio Gutierrez, che è chiaramente il segretario nazionale delle Nazioni Unite. Chiaramente. Gutierrez. Ok. Va bene, andiamo sul secondo nome, il primo. Perché mi devi far fare queste figure? Ti divertirai molto. Sta anche per giocare poco. L'Inter, dovevo stare in giardino, sono venuto qui per te, per loro... Per loro non lo so, mi dispiace, ho preso il posto all'Ello Arena. Però... mia madre mi guarda! Appunto! Non lo sapeva foto. Neanche mia mamma chi è Antonio Gutierrez. questo è... Oh, questo è più difficile degli sogli lì. Matthew McConaughey. Applaudite, è giusto, ve lo dico, Matthew McConaughey, è giusto. Ridillo. È Matthew McConaughey, che ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio, no, perché è pubblicità, però l'ha scritto. Matthew McConaughey. Te la diamo buona? Perfetto, buona. Come buona. Sì, con questa sufficienza, come si dice? Matthew McConaughey. Terza foto. Andiamo veloci. Questa è... no, vedo male, non è Camilla, è Camilla? Si è rifatta, è chiaramente... È Camilla rifatta! Non è Camilla, stavo per dire, non mi traviate, non è Camilla, è Jill Biden. Biden. È la first lady degli Stati Uniti. Ho capito, ma io vorrei condurre la mia vita... Mi fanno male le guance. Ho fatto anche studi internazionali. All'università. Quattro. Quarta foto. Però mi avete detto Camilla, ragazzi, anche voi. Cos'è? Sembrava. E questo è un drago di Komodo. Bravo! Hai visto? Bravo! Biologia. Non mi ricordo se è Komodo o Komodo. Komodo. Bravo. Tra l'altro è uno degli animali più antichi al mondo perché è in linea diretta con i dinosauri. Beccatevi questa. Arrivederci. Tante care cose.
L'ultima. Ma non posso uscire vincente così. L'ultima, ma secondo me sai anche questa. Allora, questo è un pesce. È vero? Sì. Questo... Tris. Questo è un pesce. Ma non saprei neanche. È un pesce triste, il pesce più triste. Psycho roulotte Marcidus. Marcidus si vede chiaramente. Noto come pesce blob, è un pesce molto triste, vedi? Al 50% l'ho preso però. Allora facciamo che la prima prova è superata, la seconda... Al 50% chiaramente. Signorina... Dai, la seconda prova così. Lanciamo la terza prova con questo video. Ti piace questo? Sono certa che ti piacerà. Via, fatemi passare. Sì, buongiorno, tutte cantate quelle cose. Oddio! Tu lo sai, sei bellissima. Basta, zitta, devo farti una domanda. Tu lo sai perché la bustina si scuote... prima di aprirla? Sì. Quanto tempo? No, è già passato. No. Non lo sai? No. E se la scuoti dopo succede un casino, cioè è tutto fuori. Stanno lì. Capisci perché quando mi fermano per strada dicono tu sei quello che lavora con Luca Argentero? Sì, ma te le vai a cercare, ragazzo. Lo so, ma mi piace, mi diverto molto. Ah, benissimo, sì. Vediamo se ti divertirai anche adesso. Immaginavo il conduttore televisivo, come sai, deve sorridere, all'occorrenza ridere, ma... col diaframma? Per la maggior parte del tempo deve riuscire a stare in silenzio, ascoltare e soprattutto in maniera molto seria, serissima. Quindi adesso noi ci avviciniamo. Avvicinati pure, non ti faccio niente. Sei assicurata? Assicurata? Ok, più vicino. Me la sta chiedendo lei, nel senso... non vorrei che qualcuno pensasse... Qui ci sono dei cartoncini. Sì. Prendili dal fondo. Sì. Tu dovrai leggermi... Senza far vedere? Tu dovrai leggermi quello che c'è scritto e io dovrò riuscire a resistere, ma anche io dovrò fare lo stesso con te. Leggerti quanto c'è scritto e tu dovrai resistere. Okay. E non ridere. E senza ridere. Io c'ho proprio la poker face. Guarda che roba. Come ha fatto? Prego. Qual è il colmo per un'ape? Andare a Mosca con una vespa. Questo è il silenzio che ti meriti. Questo è il silenzio che si merita. Ma non devono ridere. No, ma loro possono. Posso dire che questa non mi fa ridere? Bene, meglio per non me. Non l'ho neanche capita. Bene. Ah, l'ho capita. Pronto? C'entra Lino? Lino c'entra, se ci stringiamo un po'. Chi le ha scelte queste? Salteranno delle teste in Rai oggi. Mi sa. Qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una moglie capricciosa che si chiama Margherita. Salteranno molte teste oggi in Rai. Allora, questa è bella. Amore, ho dovuto lavare il caffè. Perché? Perché? Perché era macchiato. Qual è il colmo per una fata? Per una? Fata. Soffrire del colpo della strega. Queste sono a livello mio però, questo lo ammetto. Ma le hanno prese dal tuo Instagram. Non è vero. Le hanno prese dal tuo Instagram. No, non è vero. Dunque... Qual è il colmo per un ago? Sentirsi in vena. In vena, l'ago, in vena. No. Qual è il colmo per un sindaco? Essere fuori dal comune. Essere fuori dal comune, la so. Assunto in Rai. Posso avere un programma. Ragazzi, io mi impegno anche. Qual è il colmo per un poliziotto? A me non mi fanno ridere i poliziotti. Non ti fanno ridere i poliziotti? Meglio. La salterei perché il colmo per un poliziotto è non riuscire ad arrestare la caduta dei capelli. Cosa fa una fabbrica di carta igienica che fallisce? Va a rotoli. Beh, sapete che questa... Ma guarda che il segreto è non ridere, non ridere. Ho capito, ma sto cercando di... Rendere più vivace questa cosa. Esatto. Se vuoi possiamo... Senti questa la dico per gli amici sportivi. Pronto, c'è il Milan? No, è uscito.
bellissima! Adesso offese sul mio Instagram. E anche il mio, perché abbiamo voglio detto. Voglio un sacco di bene ai miei amici milanisti. Va bene, questa prova è neutra. Questa è nulla. È neutra, va bene, sì. È nulla, perché non l'abbiamo superata nessuno dei due. Ma adesso arriva quella giusta. Sì. Tu dovrai farmi un discorso serio, magari anche spoilerarmi cosa sta succedendo su Doc, il set. Mio, hai detto spoilerarmi, stavo iniziando a spogliarti. Sì, ho detto, ecco, ci siamo. No, ma tu dovrai riuscire a mantenere il livello del discorso guardando in camera ogni volta, e tu sai che la camera non mente. No, soprattutto la camera cambia, noi abbiamo quattro camere e tutte sono valide per inquadrarti, prego. Lo sto già facendo difficoltà, deve ancora partire il gioco. Dove sono le quattro? Eccole qua. Eccole qua. Vengo ora, qui vicino a te? Dove vuoi? Intanto la camera adesso alla quale ti devi rivolgere qual è? Esattamente questa in mezzo. Ma devo fare un discorso serio. Tu devi raccontarmi cosa succede a Doc prossimamente, intanto cambiare... Ci sarà la nuova stagione di Doc e inizieremo... Con le riprese abbiamo già iniziato, cosa sto dicendo? Abbiamo iniziato lunedì scorso e sono tante quattro, eh? Uno dice sembra poco, basta seguire la luce, invece ci vediamo oggi pomeriggio con Francesca Fialdini, l'ho beccata subito questa, Francesca Fialdini e anche questa. E chiaramente una stagione meravigliosa, gli sceneggiatori si sono molto impegnati, gli attori hanno ricostruito un gruppo di attori e sono tutti bravissimi, secondo me l'anno prossimo. Bravo! Hai visto che roba? Sono pronto? Bravo! Sono pronto? Siamo a tre passate. Tre passate. Adesso, una neutra. Una delle cose, no, sai, avere degli autori significa anche rispettare una scaletta, ma soprattutto divertirti a cambiare le parole dei lanci che loro fanno ai filmati. Io la trovo la parte più divertente di tutte. Pensa che io non ho neanche capito il gioco qual è. Devo cambiare le parole? No, aspetta, io adesso ho un filmato da mandare. Sì. Ok, tu lo manderai al posto mio. Sì. Ti dico solo che in quel filmato... c'è Spollon che canta in chiesa. Trova le parole per lanciare il per filmato. Per descrivere un filmato. Per tenere gli spettatori incollati al video. Questa è la mia camera? No, è già sparita. No, non l'avete spostata, l'avete tolta e basta. Dunque, stiamo parlando di un giovane attore, inesperto, al quale dobbiamo accordare un po' di fiducia e di comprensione. Il canto chiaramente non è il suo campo, si impegna molto e ha visto troppi film di voci bianche da piccolo. Hai stiamo messo parlando le mani avanti. Di Pierpaolo Spollon in La voce bianca. Tagliato il finale, vi ringrazio. Come andava avanti? Tu devi adesso continuare con il filmato che abbiamo interrotto per lasciare a te live la possibilità di andare avanti. Devo farlo davvero? Cioè, devo cantare? No, non riesco più. Ero giovane là. Oh, mi si è abbassata la voce. Sì, 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 ero molto giovane. Come continua il filmato? Nel filmato io facevo un gesto che è meglio non fare su Rai 1. Quindi... Che gesto era? Che Dio, no, ci aiuti. Che Dio ci aiuti, si dicevo che Dio ci aiuti da togliermi da questo impasse, questo stallo alla messicana. Ok, io ti tolgo dall'impasse. Sto sudando. Ma tu mi fai un regalo. Che regalo devo farti? Tutto quello che vuoi, mi dica. Tutto quello che voglio, Spollon. No, sto scherzando. No, cosa devo fare? Scusate. Scusatemi, sentiva troppo il mio cuore battere. Che regalo devo farti? Ho paura, Francesca. Apriamo la ruota. Concedetemi senza un... pensieri, la tua vita sarà... No, mi rifiuto. Mi rifiuto già. In libertà, alcuna notata. Ma io non lo so usare questo! Era tutta una finta! È una tecnica per le donne! Dice che suoni l'ukulele! No, non è vero, sto scherzando. Ah, si rimorchi così tu? No. Allora, qui c'è un buco, vedi? Sì. E qui anche c'è un modo per regolare... Però è scordato, Francesco. Accordamelo. Ragazzi, ma qui ci vuole Boccelli per accordare...
La... Ma perché devo fare queste cose imbarazzanti? Io non ci vengo più da Francesca Fialdini. No. Una volta mi fa fare la pecora, una volta mi fa suonare l'ukulele e non sono capace. Non lo so accordare ad orecchio. È accordato? No, non lo è. È accordato? Qualcuno lo sa? Signori, non è... C'è qualcuno che sa io canto. Qualcuno sa accordare e suonare un ukulele qua dentro? Che cosa canti mentre accordi l'ukulele? Cosa vuoi che canti? Dimmi. Non so come uscire da questa cosa. Cosa devo cantare? Quella di prima. È sparito il rosso sulla camera. Eccolo là. Quello di prima. Senza pensieri? No, quello è troppo facile. Quello che cantavi nel tuo video. Non ce la faccio più! Non mi sentite, sono me. Sì, regga questo un po'. Possiamo abbassare un po' le luci, per favore? Mamma mia, l'ultimo pezzo di dignità che mi era rimasta. Allora. Abbassiamo le luci, grazie. Ma tra l'altro questo è un film meraviglioso. Non ce la faccio. Cominci lei. Io? Se io canto sta roba te inizi con l'ukulele, scusa. Io non lo so suonare l'ukulele. E neanche io. Così va bene. Grazie. Vai, io mi accordo. Io lo faccio più alto però. Ah, vai, vai. Non ce la faccio. Ve l'ho detto, non ce la faccio più, ho mal di gola. Volevi la fisarmonica? No, cos'è il flauto di Pan? Perché in quel film c'era uno che suonava con il flauto di Pan. Fammi uscire da questa situazione. Pier Paolo Spollone! Grazie! Te lo regalo lo stesso, l'ukulele. Questo è per me. Sì, la prossima volta. Imparo a suonarlo. Grazie. Mi dispiace, vi chiedo scusa. Scusatemi. Aveva detto che avrebbe da dove esco? Rimane lì.